E tra i temi che oggi si trattavano c'era anche quello della tutela del patrimonio, e proprio in questa logica muove anche questa serie di conferenze che è iniziata, è stata inaugurata con un grande successo di pubblico il 28 di febbraio con la mostra di José Ignacio Nazasoro, che ha portato una serie di progetti architettonici. E abbiamo avuto la partecipazione di un pubblico molto molto diverso da quello che normalmente ci accompagna. C'erano tantissimi professionisti, architetti, ingegneri, geometri della provincia, richiamati anche dalla questa collaborazione che si sta, spero, strutturando con la Casa dell'Architettura di Latina. E io saluto il direttore scientifico Pietro Cefalì, che è qui con noi, e proprio dalla sua grande conoscenza delle problematiche che ci accingiamo ad affrontare, dalla sua amicizia con Giorgio Giominto, che saluto, e da una iniziativa presa dai nostri colleghi dell'associazione culturale, oramai da quanti anni sono? Sei anni, tiene in piedi questa bella struttura, che è nata proprio l'idea di questa serie di incontri. E noi capiremo alla fine se abbiamo avuto successo oppure no, perché devo dire che io mi aspettavo ancora una volta una platea più ibridata dai professionisti ai quali noi avevamo pensato di rivolgere questa attività, perché il ciclo delle conferenze, di questi seminari, non sono delle proprie conferenze, si chiama Cori Consistenza, Restauro e Prospettive del Patrimonio Archeologico Monumentale. E volevamo appunto fare una riflessione su come tocca a noi gestire e tramandare ai posteri, al futuro, alle future generazioni, questo patrimonio che ci sforziamo tanto di conoscere, di studiare. E poi con una, diciamo così, leggerezza tutta particolare vediamo deperire sotto i nostri occhi, deperire materialmente sotto i nostri occhi, un po' perché l'attenzione politica e le risorse economiche sono sicuramente sempre meno, ma anche perché forse siamo un po', come dire, abituati a perdere i pezzi per strada. E invece un'iniziativa dell'amministrazione comunale volta proprio alla realizzazione di questo piano particolareggiato e questo continuo parlare tra di noi, architetti, archeologi, storici dell'arte, storici, archivisti, parlare tra di noi del nostro patrimonio, a un certo punto ci siamo detti, beh, tocca a noi adesso fare una camera di compensazione, un luogo di riflessione che da mettere a disposizione dei professionisti che lavorano sul territorio. E che qui il grande tema, per sintetizzarlo in due parole, è utilizzare o consumare questo patrimonio, cioè chiedere ai professionisti che hanno le competenze per farlo di rendere fruibile, ma il meno possibile deperibile, questo patrimonio. Da parte nostra il dovere di comunicare i contenuti storici e anche di storia materiale che questo patrimonio si porta dietro, da parte loro dare delle risposte per riattualizzarlo costantemente in termini sia di conservazione ma proprio poi anche di fruibilità. Siamo in una città che ha 26 secoli di storia urbana. 26 secoli di storia urbana, era una città 26 secoli fa, quindi siamo in questa cosa e vorremmo che perlomeno una parte di questo palinsesto possa passare alle generazioni future. Per, come dire, un po' perché abbiamo la deformazione un po' accademica, un po' perché riteniamo che non si potesse fare diversamente, per dare un po' di ordine a questa tematica e perché non fosse, diciamo così, non fossero parole astratte quelle che ci andavamo a dire su quanto sia importante e come si deve fare. La prima cosa che ci sembrava indispensabile era proprio quella di mettere in comune in maniera molto sintetica i fondamentali della conoscenza di questo patrimonio.
E quindi ho chiesto a tre esperti, colleghi architetti e archeologi, di farsi carico di una illustrazione critica perché ci in breve ci sintetizzino quali sono le componenti di questa pluristratificata situazione urbana. E quindi Giovanni Garadelli, Eleonora Falleschi, Angela Papasidero, che ringrazio di cuore, si sono appunto fatti carico di questa breve, diciamo così, saranno mezz'ora a testa più o meno, no? attraverso dei casi. Dopodiché, quando avremo messo in comune questo patrimonio, quindi sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando, perché altrimenti la retorica sui beni culturali è più pericolosa, di gran lunga più pericolosa del palazzinaro. Dopodiché, l'incontro successivo, quello che si chiama CORI, restauro del patrimonio archeologico monumentale, dei studi, monumenti, tracce, teorie e strategie per la conservazione dei centri storici, vede un intervento molto qualificato di riflessione su cosa si è già fatto, cioè una riflessione critica di come fino ad oggi è stato affrontato questo tema, perché noi tutti i giorni sotto i nostri occhi, sia sull'edilizia privata, sia sull'edilizia pubblica, sia sui monumenti antichi di varie epoche, e noi costantemente vediamo interventi che vanno dal tetto al restauro delle cortine, le intonacature, i servizi che devono passare, cioè tutti i giorni sono micro interventi presi uno per volta, ma che messi tutti insieme modificano la sostanza, no? Di questo patrimonio, che invece dovrebbe avere delle regole di gestione. E poi l'ultimo incontro, che si chiamerà Cori prospettive e riqualificazione del patrimonio archeologico monumentale, vorrebbe essere una specie di dibattito che ha fatto tesoro di questa riflessione preventiva sulle prospettive future in termini proprio pratici per questo piano Pietro Cefalì e proprio Giorgio Giovinto stanno elaborando messa a punto del piano particolareggiato. Questa è un po' la logica, diciamo così, e devo dire che se funziona, magari poi ci spostiamo su altri ambiti, se funziona questa specie di organizzazione seminariale, il rapporto tra patrimonio culturale e realtà contemporanea. L'architetto Cefalì, vuoi dire qualche parola pure di questa cosa? Io ti devo ringraziare moltissimo per la costanza con la quale stai seguendo. No, assolutamente. Buonasera. Sono interamente d'accordo su quanto hai detto tu, soprattutto perché chi fa un lavoro come il mio di fatto si trova a dover continuare un lavoro stesso che è iniziato molto tempo fa. Questo per parte mia, e credo di condividerlo anche con Giorgio, è proprio il senso del mio lavoro, no? Cioè, voglio dire, non annovero la creazione tra i doni che ha questo mestiere, che sarebbe assolutamente singolare, insomma non si crea più nell'arte, figuriamoci un po' se si crea nella città, ma soprattutto perché un piano, e mi riferisco sostanzialmente agli aspetti tecnici che lo sostanziano, è ricondurre a norma dei livelli di compatibilità della società e della vita civile e della qualità della vita con il patrimonio che abbiamo di fronte. Questo non è, a pensarci bene, una grossa novità, perché in realtà, insomma, se penso alle vicende delle architetture che amo, una tra tutti il Tempio Malatestiano, insomma quella vecchia baracchetta di chiesa romana, no? Che poi diventa quello straordinario tempio, è sostanzialmente la dimostrazione che questo mestiere inevitabilmente continua un lavoro che è iniziato molto tempo prima. Oggi è evidente che alcuni aspetti che sono risolti soltanto da un punto di vista tecnico, mi riferisco al grosso problema dei parcheggi, al problema della mobilità e a quant'altro, in realtà non fanno più
riferimento al patrimonio esistente, no? Cioè cosa che sarebbe possibile. Esempi ne parleremo probabilmente in maniera diffusa la prossima volta. Sarebbe assolutamente straordinario, per esempio, pensare che io arrivi a Cori e parcheggi e in qualche maniera trovassi dei termini di introduzione alla città antica, no? a cominciare a capire di che cosa si tratta, informare le rute, ascoltare, e che è esattamente il lavoro che dovrebbe fare uno quando si trova davanti a presenze così massicce. Quindi, diciamo, quando la questione diventerà concreta e i termini si saranno esattamente delineati, credo che il nostro rapporto, che è già straordinario così, non mi è mai capitato in 45 anni di professione, evidentemente può anche essere proficuo. Sicuramente è piacevole il clima, no? Cioè nel senso che questo spirito di collaborazione avrebbe invece potuto degenerare in posizioni aprioristiche, conservare tout court come era e dov'era, tutta una serie di questioni che oggi attengono sostanzialmente alla sensibilità di chi fa questo mestiere. E speriamo che la cosa possa assolutamente funzionare. Questa, Domenico parlava di 26 secoli, no? Cioè, probabilmente io credo che quando la questione è cominciata così a declinare, no? Cioè, in un degrado che è sotto gli occhi di tutti, è l'altro specchio di un degrado che attiene invece a condizioni sociali, culturali. Sarebbe strano se fosse così. Dico l'ultima cosa e mi taccio, che potrebbe essere strumentale a quello che vediamo: il problema del restauro non è solo un problema di natura tecnica, perché sarebbe facile per una società che riesce a darsi appuntamento su Marte ad una certa ora con una navicella, figuratevi l'architettura che per destino è ricostruibile, perché è fatta con dei disegni e con dei materiali, sdrogo un disegno d'archivio e lo rifaccio pare e patto. È evidente che non è una questione di natura tecnica, è una questione che di natura sostanzialmente socio-economica. Conservare un bene è tipico di una società opulenta, cioè irrudere, che a me affascina per altre questioni, perché solo quando l'architettura, questo è il mio personale convincimento che offro alla vostra considerazione, mi affascina perché solo quando è rotta è architettura. Quando è sana, restaurata, che ti devi mettere ha la stessa sensazione di quando vedi un film western, che so bene che sono di cartone fatti a sole città. Se si rompe quella scenografia, mi rendo conto che è di cartone. Se si rompe Pompei, capite bene che mi riporta questa grossa capacità evocativa che c'ha soltanto il rudere. Bene, nel momento in cui il rudere non dà più ricovero, non ci posso assolutamente parcheggiare e diventa un bene da godere, come era rispetto ai acchiacciatori del Grand Tour, pone una questione grossa, no? Cioè una società opulenta che sta a combattere se deve dare 80 euro al mese, se il pezzone ce l'ha dopo morto o quant'altro, poter congelare questa cosa è questione. Ma è questione che non può essere incompatibile, perché avviene dentro una struttura che è appunto la città come luogo collettivo per eccellenza, in cui le aspirazioni della collettività hanno senso solo se legittime e condivise, e quindi questo potrebbe aprire degli spunti interessanti sul destino del patrimonio, che non può essere quello che fa nei convegni e neanche soltanto le cartoline, perché capite bene da voi, insomma, non è assolutamente sufficiente. Io credo che gli ingredienti ci sono tutti e spero che ci sia anche la forza fisica e non ultima la capacità, poi dopo di rispondere, che non è di poco conto pure questa, no? Perché a parlare sarà facile, ma dopo la cosa è un pochettino più complicata. Ti ringrazio, buon lavoro. Volevo introdurvi molto brevemente ai principali monumenti relativi all'età antica. Ecco una carta archeologica della città di Cora. Come vedete, probabilmente il principale dei monumenti di età antica è il circuito murario. Ecco, i tratti in blu rappresentano ciò che è rimasto, diciamo, del vecchio circuito murario in opera poligonale.
All'interno della città invece vediamo questi tratti rossi che identificano dei terrazzamenti necessari per, ovviamente per lo sfruttamento del pendio della collina, e poi in giallo vedete le principali aree di culto pubbliche della città antica, il tempio detto di Ercole sull'Acropoli, il tempio a divinità ignota sotto Sant'Oliva, il tempio di Castore e Polluce nell'area dove viene localizzato il foro, e più in basso vedete anche il complesso sostruttivo di piazza Pozzo Dorico. Qui c'è un plastico dell'antica cora che dimostra, diciamo, in tre dimensioni il circuito murario, i terrazzamenti e i principali edifici noti della città. La strutturazione urbanistica dell'antica cora, come ha già anticipato il professor Palombi, risale a 26 secoli fa. Ovviamente si tratta di un intervento pianificato nello stesso, diciamo, in un periodo di tempo ben definito, ma che ha richiesto evidentemente per la sua realizzazione più di una generazione. Quindi possiamo parlare tranquillamente per un periodo che va dalla fine del VI secolo a.C. a tutta la prima metà del V secolo a.C., come tra l'altro è stato dimostrato nel recentissimo saggio stratigrafico condotto alle spalle di quel tratto di mura poligonali lungo via Fratelli Cervi. Il circuito murario, alcuni dati quantitativi che ci fanno capire la consistenza di questo monumento: 2 km circa di lunghezza, una superficie intramuranea di circa 22 ettari, intervallo altimetrico che va da 250 metri a 380 sul livello del mare. Le porte principali sono tre: qui ad ovest la porta romana, a sud la porta ninfina, ad est la porta signina. Poi ci sono anche delle porte secondarie, 5, di cui 4 ipotetiche. Le porte secondarie sono state ipotizzate sulla base, ecco, seguite la freccia, di queste segmentazioni del tracciato delle mura. E poi ci sono anche le torri, ben 9 torri che vanno a disporsi soprattutto nelle aree circostanti Porta Romana e Porta Signina, che evidentemente rappresentavano i punti più deboli del sistema difensivo. A nord e a sud infatti il pendio della collina è molto ripido e quindi evidentemente si temeva l'attacco nemico soprattutto a ovest e ad est. Vediamo qualche tratto delle mura urbane. Questo è un tratto che si conserva tra via Marconi e via dei Lavoratori. Ci troviamo in questa zona che non è stata oggetto, diciamo, della pressione edilizia subita in altre zone. È un'opera poligonale di prima maniera, quindi sicuramente si tratta di mura realizzate alla fine del VI o nella prima metà del V. Come vedete, insieme all'opera poligonale di prima maniera vediamo anche tratti in opera poligonale di terza maniera, evidentemente dei restauri. Sul circuito murario antico poi va, come vedete, ad innestarsi i successivi rifacimenti, restauri di età medievale. Lo stesso tratto visto da un'altra angolazione, qui in fondo c'è l'ospedale. Sto utilizzando delle foto di una quindicina di anni fa, purtroppo queste zone del circuito murario adesso sono avvolte dalla vegetazione e non sono visibili. Ecco, a via dei Lavoratori c'è questo tratto di opera poligonale di terza maniera, e qui a sinistra, come vedete, anche il piedritto di una probabile posterula
in blocchi di tufo. Come è stato ipotizzato dal professor Palombi, è probabile che in età medio-repubblicana gli ingressi della città vengano restaurati e ricostruiti utilizzando l'opera quadrata di tufo. Questo è un altro, tratto molto suggestivo, visibile a via Fratelli Cervi, la via dell'Impero. Anche lì, fortunatamente, non essendoci stato un ampliamento edilizio, si riesce ancora bene a vedere come dei tratti molto importanti. Ancora opera poligonale di prima maniera, ancora una volta le superfetazioni di età medievale. Le torri in opera incerta, come ho già anticipato, si trovano soprattutto nella zona di Piazza Signina e di Piazza della Croce. Questa è la cosiddetta Torre Sillana, per via della datazione che veniva decenni fa attribuita alla muratura in opera incerta. Ecco, vedete, la parte bassa è eseguita effettivamente in questa muratura realizzata con scapoli irregolari di calcare. Altre torri in opera incerta sono visibili qui in Piazza della Croce. Anche in questo caso la parte di età romana, la parte autenticamente romana, è quella bassa, mentre nella metà superiore ci sono evidentemente dei restauri di età post-antica. Questa torre in particolare, quella di Piazza della Croce, ci consente anche di accennare brevemente a questa rilettura del sistema di accesso antico alla porta romana che, grazie diciamo agli studi dei medievisti che hanno riportato diciamo alla ribalta il vecchio ponte dell'Edera o ponte rotto, abbiamo, come dire, si è capito anche come avvenisse evidentemente l'ingresso anche in età antica, perché se prima si pensava ad un ingresso diretto lungo il tracciato attualmente diciamo occupato da Porta Romana e dal Ponte Sepolto, è probabile che anche in età antica si seguisse questo tracciato decentrato, per così dire, che consentiva, dopo il superamento del Fosso della Pezza, l'attraversamento diciamo di questo tratto delle mura e infine l'ingresso attraverso Porta Romana. Ovviamente il nemico che attraversava questo tratto fiancheggiato dal circuito murario era sottoposto al fuoco degli assediati e quindi consentiva una difesa più puntuale. Ecco, lo schema diciamo è il medesimo che già conoscevamo per Porta Ninfina, perché dopo l'attraversamento del ponte della Catena non ci troviamo subito di fronte alla Porta Ninfina, ma bisogna, il percorso è segmentato e bisogna attraversare questo tratto fiancheggiato dalle mura urbane e soltanto infine si entra nella porta. Visto che parliamo di Porta Ninfina, non possiamo non accennare al ponte della Catena, uno dei monumenti più importanti della città indubbiamente, che oggi purtroppo non versa in uno stato di sostanziale abbandono, soprattutto all'indomani del disastro idrogeologico che interessò diciamo la zona del fosso. Il ponte è realizzato in opera poligonale di quarta maniera bugnata. Come vedete, nella quarta maniera ci sono ormai, cioè i blocchi ormai sono disposti secondo filari orizzontali. La ghiera che permette l'attraversamento del fosso è realizzata invece in blocchi di tufo, è una doppia ghiera, blocchi di tufo anch'essi bugnati. È un monumento eccezionale che forse varrebbe la pena anche ristudiare con più attenzione. Al momento è anche oscillante la cronologia, che va dal IV a.C. al II a.C. senza
diciamo, senza proposte convincenti. Ecco, vedete qui in corrispondenza di una delle spalle il banco calcareo sottostante, che è stato sagomato per la messa in opera della spalla, poi la spalla e infine la ghiera in blocchi di tufo, che peraltro è anche leggermente arretrata, quindi un monumento eccezionale. I terrazzamenti interni, sono stati realizzati, sicuramente pensati, pianificati almeno in gran parte nella fase originaria. Qui vi faccio vedere soprattutto forse uno dei più belli, suggestivi, il bastione a tre avancorpi di piazza del municipio, sul quale è stato impostato il monumento ai caduti della prima guerra mondiale. E si tratta di un terrazzamento che, oltre ad avere le funzioni proprie del terrazzamento, ha anche avuto un significato difensivo e strategico. Al di sopra non sono noti degli edifici, quindi è probabile che entrasse, come dire, in funzione nelle strategie di difesa e di ripiegamento nella parte più alta dell'abitato. A Cori è noto anche questo, delle mura in opera quadrata, e si trovano in corrispondenza della sostruzione dell'odierna Santa Maria della Pietà. Il muro doveva sostenere però probabilmente la spianata dove erano ospitati almeno un paio di edifici di culto, in considerazione dei rinvenimenti epigrafici attestati nella zona, con dediche a Fortuna e a Concordia. Però al momento l'area sacra di Santa Maria rimane piuttosto evanescente rispetto alle principali della città. Il monumento più importante, più famoso anzi, della città è evidentemente il Tempio detto di Ercole sull'Acropoli. Qui in questa foto vedete molto bene anche la terrazza in opera incerta che venne aggiunta per edificare il Tempio. Ecco, nella planimetria vedete come prima dell'edificazione del Tempio, come lo vediamo noi oggi, la terrazza terminava lungo questo tracciato. Prima di edificare il Tempio è stata ampliata la terrazza medesima con queste aggiunte in opera incerta, e infine è stato collocato il Tempio. Come sapete, l'area del Tempio d'Ercole era poi occupata dalla chiesa di San Pietro, di cui oggi rimane soltanto il campanile. Ecco, qui vedete una planimetria pubblicata dal nostro Pierluigi De Rossi, dove si vede il pronao del Tempio inserito nelle murature della vecchia chiesa di San Pietro, bombardata nel 1944. In questa fase il campanile è già stato spostato, perché precedentemente si trovava esattamente sulla cella del Tempio, come testimoniano le incisioni di Piranesi, Rossini ed altri artisti. Tempio in ordine dorico, prostilo, tetrastilo. Conserviamo anche l'iscrizione dedicatoria sull'architrave della porta della cella. È stato datato in occasione delle ricerche per l'allestimento del Museo di Cori intorno alla metà del secondo secolo a.C. 150 a.C., anche per l'impiego soprattutto nella parte inferiore dell'opera incerta e dell'opera cementizia. Ecco, qui vedete un particolare della trabeazione, vedete le protomi leonine, i gocciolatoi a protome leonina nella cornice. Ecco, nel museo è conservata i materiali provenienti dalla stipe votiva del Tempio di Ercole,
detto di Ercole, materiali che si datano tra il IV e il II secolo a.C. Si tratta per lo più di gambe e piedi, teste, braccia e mani, insomma ex voto, che purtroppo nulla, diciamo, ci possono dire circa la dedica del tempio, perché si tratta di materiale comune alle stipi votive delle divinità antiche. Il secondo edificio, un altro diciamo degli edifici di culto noti della città antica, è il tempio a divinità ignota sotto Sant'Oliva. Qui lo vedete in una bella ricostruzione del prospetto fatta dal professor Palombi. Come sapete, tradizionalmente il tempio veniva attribuito a Giano di Fronte, ed è interessante notare come quella tradizione venisse in qualche modo recuperata dal genio di Ambrogio Massari, che è il regista, diciamo, dei capitelli del chiostro figurato di Sant'Oliva. Vedete, in questo semicapitello che rappresenta Sant'Agostino, il vescovo di Ippona, ci sono questi due profili, uno barbuto, uno imberbe, che probabilmente alludono proprio alla divinità pagana alla quale veniva attribuito il tempio. In realtà il tempio era probabilmente dedicato a una divinità femminile, e questa mano ne è sicuramente una delle prove più importanti, ma non sappiamo di quale divinità si trattasse. Qui c'è una planimetria della Basilica di Sant'Oliva, in grigio tutto ciò che appartiene al tempio antico. Ci sono ancora delle colonne in situ, eccole qui. C'è il fianco orientale del podio, visibile dalla cantina a destra dell'ingresso della chiesa, e anche in questo caso ci troviamo di fronte, comunque sono state identificate almeno due fasi edilizie per la sua realizzazione, una delle quali evidentemente ricade nel II secolo a.C., che vede molte altre realizzazioni all'interno della città. Qui una slide che vi mostra le proporzioni reciproche tra i templi noti. Il tempio detto di Ercole è il più piccolo di quelli noti, il più grande degli edifici di culto noti invece è quello dedicato ai Dioscuri. Altrettanto monumentale doveva essere l'edificio, il cosiddetto tempio dei capitelli figurati. Il tempio di Castro e Polluce va a posizionarsi nella terrazza mediana dell'area forense, cioè nella terrazza più importante, più antica della città. Qui, in questa elaborazione degli architetti Papa Sidero e Sellaroli, vedete molto bene le tre spianate. La centrale è la più antica, da qui proviene il frammento di Chilix Attica oggi conservato nel museo, e che attesta delle sicure frequentazioni di età arcaica. Nella parte superiore venne aggiunta una terrazza sostenuta da un monumentale muro in opera poligonale di terza maniera. Infine, in età tardo-repubblicana, venne aggiunto il complesso sostruttivo di piazza Pozzo Dorico. Ecco alcune immagini del tempio di Castro e Polluce. Le due colonne, fortunatamente superstiti, sono quelle dell'intercolunnio centrale, che recano ancora la dedica ai due gemelli spartani. Qui vedete anche uno dei capitelli corinzi del tempio. Eccone una pianta, questa è la pianta realizzata dalla Vittucci alla fine degli anni 60, e qui a destra
una ricostruzione planimetrica realizzata invece dagli studiosi dell'Istituto Archeologico Germanico. Come vedete si tratta di un tempio a tre celle e ci sono anche questi blocchi, sono probabilmente pertinenti a una fase intermedia che non conosciamo ancora benissimo. Queste colonne all'interno della cella centrale non sono pertinenti a una scansione in tre navate della stessa cella, ma probabilmente appartengono a un baldacchino, a una sorta di edicola addossata sulla parete di fondo del tempio che conteneva le statue di culto dei gemelli. La muratura impiegata, come vedete, è opera incerta di tufo e i muri sono rivestiti anche da intonaci che imitavano il marmo. Qui vedete la cella a sinistra, l'altra, ormai invasa anche da questa vegetazione. Ecco, e qui vedete un frammento, diciamo, dell'intonaco che ne rivestiva le pareti, che imitava appunto un rivestimento marmoreo. Questa è la ricostruzione proposta sempre dagli archeologi dell'Istituto Germanico. Ancora una sezione del tempio, sempre dei tedeschi, con il baldacchino, l'edicola, addossata sulla parete di fondo del tempio. Ecco una vista di prospetto, sempre della stessa edicola, e i frammenti della statua di culto dei gemelli, in marmo di Paro, opera probabilmente di artisti greci. Un altro edificio che negli ultimi anni sta riscoprendo un grande successo anche per gli studi del professor Palombi in collaborazione con gli architetti Papasidero e Sellaroli è la Basilica Forense, un edificio come vedete vicinissimo al Tempio dei Dioscuri. Lo scorso anno è stata fatta anche una campagna di scavo per verificare la planimetria ipotizzata da Palombi. Probabilmente ci sarà tra qualche mese una relazione riguardo a questi scavi, quindi non vi anticipo nulla. Vi mostro soltanto qualche immagine dell'edificio di cui parliamo. Questa volta, anziché opera incerta, abbiamo la cosiddetta opera quasi reticolata, in associazione con questi blocchi, insomma, di calcare a realizzare gli spigoli. Questa è la nicchia che si vede lungo il lato lungo dell'edificio, nicchia identificata anche da questa iscrizione che cita questo liberto, Gaius Curtius, Gai Libertus. Ecco, questa è un'immagine, diciamo un'anteprima del piccolo sondaggio stratigrafico che abbiamo fatto nell'agosto scorso, dove abbiamo rintracciato il mosaico a scuoia che conoscevamo già, ma fondamentale, come vedete, l'impronta di una delle colonne della basilica, esattamente dove ce l'aspettavamo in base alle ipotesi avanzate. Le sostruzioni di Piazza Pozzo Dorico, ormai usciamo, come per così dire, lasciati da parte gli edifici sacri, vediamo anche qualche edificio pubblico. Recentemente abbiamo esplorato anche la cisterna di Piazza Pozzo Dorico. Prima ne conoscevamo soltanto i quattro ambienti rettangolari con fontana sul lato di fondo. Si tratta di una realizzazione molto molto impegnativa, che crea praticamente dal nulla uno spazio pubblico, quindi completamente artificiale. Ecco qui una bella vista di Piazza Pozzo Dorico dalla piazza stessa. Il muro in opera poligonale di prima
maniera che sostiene la terrazza del foro, sulla quale va ad impostarsi, lo vedete tra gli alberi, il tempio di Castore Polluce, qui l'ingresso della cisterna, e questo era come era ciò che vedeva Dawel nella prima metà dell'Ottocento, dalla stessa angolazione era ancora conservato anche il punto, diciamo, per attingere l'acqua della cisterna sottostante. Qui un'immagine di uno dei quattro ambienti del complesso sostruttivo, probabilmente il più importante, perché sulla parete di fondo c'era quello che ho chiamato un vano fontana, una fontana alimentata dall'acqua della cisterna. Ecco qui un'immagine, diciamo, di quanto rimane, insomma, di questa fontana. Ancora una volta opera incerta di calcare, con l'impiego di tufo in corrispondenza di pietritti e delle ghiere degli archi. Qui in particolare viene utilizzata anche l'opera incerta di tufo nella parte superiore del muro. Qui alcune foto della cisterna a seguito dell'esplorazione fatta un paio d'anni fa. Purtroppo le pareti della cisterna all'interno sono completamente intonacate, perché è stata utilizzata ininterrottamente, insomma, fino a qualche decennio fa. È riconoscibile comunque in ogni caso l'opera signina utilizzata per la realizzazione del perimetro della cisterna. Qui alcuni monumenti inediti, diciamo cose che ancora non sono ben conosciute. A Vicolo dell'Ombra, una traversa di via Pelasga, è possibile vedere questo muro in opera reticolata e questa, addossato a questa parete, a quest'altro muro in opera poligonale. Ecco, vedete, qui c'è un dettaglio della ghiera in conci di tufo. È all'interno, insomma, di un garage questa cosa. E qui infine una cisterna che si trova nelle vicinanze di Via Ninfina, una cisterna romana completamente realizzata in opera signina, che secondo me, insomma, in base alle dimensioni potrebbe in qualche modo essere pertinente ad una domus, ad un'abitazione privata. Cosa che al momento a Cori, per l'età antica, è assolutamente sconosciuta. E con questo credo di aver finito. Vi ringrazio dell'attenzione. Passo la parola alla dottoressa Pagliese. No, buonasera a tutti. Il mio compito sarà quello di illustrarvi la consistenza del patrimonio monumentale di età medievale. Diciamo che per il lavoro da me portato avanti parlerò essenzialmente, a parte dei monumenti pubblici, ma soprattutto delle abitazioni private, che sono secondo me la parte più importante, ma anche forse quella più debole, soprattutto se pensiamo alla salvaguardia del patrimonio. Poi ve ne parlerò in seguito. Allora, premettendo che per la città medievale noi abbiamo pochissime fonti documentarie, se non altro per gli edifici pubblici, per niente per gli edifici privati, comincerò la mia esplorazione che vi voglio far fare della città dal circuito murario. Scusate, ma io metto in piedi. Allora, quindi il circuito murario e fortificazioni. Immaginate che una città a continuità di vita, arrivando all'età medievale, con una storia urbanistica già predisposta, era ovviamente condizionata da quello precedente, e quindi si è impostata direttamente sulla parte più antica. Per cui noi non abbiamo una città che si sviluppa all'esterno della cinta muraria, ma una città che occupa, riutilizza e in parte satura tutto lo spazio disponibile.
Possiamo immaginare che ovviamente con il corso dei secoli ci siano state delle ristrutturazioni, dei restauri effettuati lungo il circuito murario e vi voglio far vedere essenzialmente alcune parti di questo, soprattutto per quanto riguarda, adesso dovrebbe partire, delle soluzioni architettoniche che possiamo definire case mura. Allora, come vedete, vi ho fatto nel riquadro, scusate, vedete questa zona qui, qui ci troviamo nella parte, diciamo, vicino a Porta Romana. E cosa erano queste case mura? Erano degli spazi a disposizione lungo il circuito murario, lasciati in mano ai privati e sviluppati in altezza, quindi andare a colmare a livello di prospetto quello che il circuito murario aveva lasciato dalla base. Come vedete, adesso vi faccio vedere anche il dettaglio. Questo era il posizionamento topografico. Come vedete, io ho utilizzato ovviamente la carta archeologica di età antica per far vedere come la città si imposta su quella più antica. Allora, quindi vedete questa qui e queste sono le due, diciamo, gli edifici identificabili come case mura. E poi c'è questa altra soluzione che vede il porticato via dell'esiportica che ha un altro tipo di funzioni. Ora nel dettaglio vedete come le case si impostano direttamente sul circuito murario. Ora qui non è che si vede molto bene, comunque vi assicuro che qui sotto c'è l'opera incerta. Quindi le case si impostano sopra, rialzano le mura e funzionano sia da abitazione che da luogo difensivo. Questa è lo stesso tipo di case, in questo caso però si impostano direttamente sull'opera poligonale. Qui ci troviamo nella zona di Porta Ninfina e poi c'è via del porticato, cosiddetta l'esiportica, che si va ad impostare come le precedenti nella parte superiore dell'opera poligonale e ha questa particolare soluzione architettonica che è quella di fornire un loggiato di affaccio alle mura. Ora, probabilmente questa soluzione ha due tipi di funzioni, quella di fornire un camminamento sul circuito murario, ma anche, se voi pensate alla vita della città, anche alla vita quotidiana, di essere il luogo dove c'erano gli uffici del Dazio, le taberne, quelle che servivano per l'accoglienza dei viaggiatori che passavano e entravano direttamente da Porta Ninfina. Per quanto riguarda, io vedete, vi ho sottolineato questa parte, no? Non perché questa non facesse parte di via del porticato, ma sono delle soluzioni architettoniche un po' diverse, che poi, di cui vi parlerò alla fine della presentazione. Poi, altri elementi che caratterizzavano il circuito murario, in questo caso sono torri, due torri poste all'interno del circuito, una nei pressi di Porta Romana, adiacente a Porta Romana, dall'altra parte invece quelli di Porta Ninfina. Sono due torri, queste erano architettonicamente, erano sviluppate in altezza, quindi fornivano ovviamente una visione dall'alto di controllo della porta, avevano queste aperture, una per ogni piano, solitamente monofore, e all'interno si poteva avanzare da un piano all'altro attraverso delle scale lignee, sia per l'una che per l'altra. Un altro tipo di torre che è stata identificata sempre fuori Porta Ninfina, però in questo caso addossata al circuito murario, è un po' diversa dalle precedenti. Si utilizza lo stesso paramento, cioè un'opera a tufelli, ma in realtà questa si mostra un po' più grossa di cubatura. E diciamo che la differenza è possibile rinvenirla in ambito cronologico. Le prime sono quelle più alte e slanciate, le seconde invece sono più grosse di cubatura maggiore. Poi, questi sono i dettagli. Come vedete, vedete l'opera a tufelli, che poi di cui vi parlerò alla fine, perché ovviamente il riconoscimento di questi elementi architettonici ovviamente parte dal riconoscimento dell'opera muraria e poi si delinea la forma, che cosa il risultato del lavoro architettonico. Oltre a queste torri che si impostavano lungo il circuito murario, ve ne erano altre che non erano adiacenti,
Porti, adiacenti alle mura, ma si installavano all'interno del circuito urbano, dove in particolar modo su delle vie principali. Io vi ho messo queste che si trovano nella zona di Corimonti perché è l'area che io ho indagato in modo sistematico e per cui è la certezza che queste siano effettivamente delle torri. E vedete la prima, quella che vedete in alto, si trova a via Marafini, cioè nei pressi del Tempio d'Ercole, proprio a guardiania di un bivio stradale. Questa si trova invece sulla strada che portava allora a Santa Maria della Trinità, e questa, sempre lungo la stessa strada, si trova alla fine del terrazzamento delle mura poligonali nei pressi delle scuole medie e quindi al bivio che poi portava, che è via Pierluigi De Rossi, che portava verso il Tempio di Ercole. Quindi questi sono i dettagli. Vedete? E poi adesso andiamo a parlare del centro urbano. Allora, voi sapete benissimo che la città medievale ha qual è l'impatto, l'immagine che noi abbiamo pensando a una città medievale, soprattutto parlando, confrontandola con quella antica, il cambiamento dei luoghi di culto. Sono quelli che definiscono il cambiamento, il passaggio, diciamo, dall'età antica a quella medievale e che poi vanno a colmare il vuoto religioso, diciamo, vanno a identificarsi nel luogo religioso diverso da quello pagano. Ora, le chiese che noi abbiamo nella città di Cori si vanno a disporre sostanzialmente nei luoghi che precedentemente erano i luoghi di culto pagano. Questo perché? Uno, perché era una cosa funzionale, ovviamente, no? Si andava a utilizzare delle strutture già esistenti, ma se la immaginiamo a livello religioso, possiamo pensare che questi luoghi andavano ad esorcizzare quelli che erano stati i luoghi di culto pagano. Quindi noi abbiamo la chiesa di Santa Maria della Pietà, che si trova presso Porta Romana, si imposta sul terrazzamento che vi ha fatto vedere prima il mio collega in opera quadrata in tufo e probabilmente nell'area che era stata allora adibita al culto delle divinità pagane. Poi la chiesa di San Salvatore, queste sono entrambi di epoca medievale, la chiesa di Santa Maria della Pietà è datata intorno al XII secolo, ma in realtà noi abbiamo il primo documento riguardante la chiesa nel 1273. Noi la vediamo ora nel rifacimento seicentesco, quindi abbiamo perduto completamente l'immagine della chiesa medievale, e all'interno però sono custoditi dei pezzi del XII secolo. Un'urna funeraria, se ricordate benissimo, io non vi ho messo le foto perché sembrava, insomma, avrei appesantito ancora di più la questione, e il candelabro che doveva sorreggere il candelabro pasquale. La chiesa di San Salvatore, invece, che tra l'altro ha ancora qualche traccia, certo, di opera in tufelli, noi abbiamo un documento del 1249 e quindi sappiamo già che era esistente in epoca medievale. E si va ad impostare dove? Nell'area del Tempio di Dioscuri, quindi vicinissimo al Tempio, in un'area che comunque era un'area molto importante. La chiesa di Sant'Oliva. Allora, la chiesa di Sant'Oliva è a livello topografico, si trova al centro della città. Era probabilmente la chiesa più importante perché era dedicata, almeno nel pieno 200, Sant'Oliva diventa patrona nel pieno 200. In realtà la chiesa venne costruita intorno al XII secolo per volontà dell'antipapa Anacleto II, sempre per fini politici, perché ovviamente aveva necessità di avere più visione nelle città vicine per l'elezione al soglio pontificio. Poi questa funzione della chiesa di Sant'Oliva permarrà per i secoli, fino a che sappiamo benissimo, perché tra l'altro ci troviamo nel convento della fine del 400, che alla fine appunto del 400, per volontà di Ambrogio Massari, divenuto allora priore nel 1461 priore dell'ordine degli Agostiniani, si decide per volontà
e sotto grazie al finanziamento del cardinale de Sotteville, che era allora governatore, vescovo governatore della diocesi di Ostia e Velletri, di portare all'interno della città, e questa è una cosa importantissima, il monastero, il convento degli Agostiniani, che fino a quel momento si trovava al di fuori della città urbana. Questo cosa significa? Che allora c'era il potere pontificio, il potere ecclesiastico che doveva essere messo, doveva entrare all'interno della città e non in un luogo qualsiasi, ma nel luogo dove c'era il palazzo comunale, proprio di fronte alla chiesa di Sant'Oliva. Noi sappiamo che alla fine del 200 venne costruito l'edificio comunale, quindi immaginate che il convento con tutta la sua struttura venne posto di fronte all'edificio comunale, e non solo, perché la camera cardinalizia si trovava dirimpetto all'edificio, quindi era proprio il luogo per eccellenza in cui il potere politico e quello ecclesiastico non solo si guardavano, ma si contrastavano, si controllavano l'uno l'altro. Qui c'è un... Poi la chiesa di San Pietro. Chiesa di San Pietro distrutta dai bombardamenti dell'ultimo conflitto mondiale. Ve l'ho messa, nonostante non sia la consistenza, perché ormai ovviamente non c'è più, ma è per farvi di nuovo vedere come le chiese, gli edifici ecclesiastici si impostano nei pressi delle chiese, dei templi pagani. Non ho messo quella di Santa Maria della Trinità, perché ovviamente non essendo più esistente, rimane solamente una foto d'epoca, e quindi mi sembrava, diciamo, non necessario metterla. L'ultima chiesa, che ha anch'essa, diciamo, svolge un particolare ruolo politico, strategico e anche religioso, è quella dell'Annunziata. Si trova di fuori, fuori dalle porte, dalla cinta muraria, e lungo la via che portava verso la pianura, quindi verso la parte bassa del territorio. Tra l'altro ultimamente oggetto di una bellissima pubblicazione. E poi adesso arriviamo al mio tema preferito, perché ovviamente è quello ovviamente che è stato oggetto ovviamente della mia tesi, ma in realtà è quello a cui tengo in particolar modo, perché il fatto che si chiami architettura minore non significa che sia minore di quella pubblica. In realtà, come vi dicevo, come vi premettevo all'inizio, ci troviamo di fronte a degli edifici che hanno la particolarità di essere edifici antichi, ma di essere abitati, quindi sono edifici privati, ma non per questo bisogna tenere conto anche uno delle esigenze di chi vi abita, ovviamente, ma del fatto che comunque sono edifici storici. Allora, come si effettua il riconoscimento, come vi dicevo prima, soprattutto facendo una classificazione delle tipologie murarie, e poi, quando è possibile, anche identificare la tipologia abitativa. Allora, le murature che io ho identificato durante il censimento che ho effettuato sono di quattro tipi. Questa è quella, il primo tipo, che ha questa particolare muratura a bozzette di calcare non sbozzate, posta su filari non sempre orizzontali, e le malte che vengono utilizzate per tutte e quattro le murature sono malte pozzolaniche, quindi con inclusi in pozzolana, alcune volte anche con inclusi di tufo, e sono abbastanza tenaci, non sono delle malte, diciamo, molto friabili. E quindi questo è il primo tipo. Tra l'altro, come vedete, io ho fatto un elenco anche delle dimensioni, ma adesso non vi voglio tediare con queste cose, e la particolarità è che quasi tutte queste murature hanno delle tracce di bruciatura. Magari non è rilevante. Secondo tipo, come vedete, un'apparecchiatura simile alla precedente, solo che si utilizzano conci più grandi, anche più orizzontali, meglio lavorati, e che hanno dimensioni maggiori rispetto alle altre, più regolari. Terza tipologia, che è quella
che noi riconosciamo a vista d'occhio, perché il campanile di Sant'Oliva è fatto nello stesso modo, cioè utilizzando questi due tipi di pietre, il tufo e il calcare, che formano queste fasce. Ovviamente il disegno delle fasce non è sempre lo stesso, possono essere un filare o fino a tre filari, alternati sempre tufo e calcare. E in base appunto alla datazione del campanile di Sant'Oliva cominciano ad essere utilizzate alla metà del XIII secolo. È una cosa normale che gli edifici privati risentano delle influenze degli edifici pubblici e riutilizzino le stesse, come le mode, riutilizzano gli stessi tipi di muratura. Come vedete, rispetto alle due precedenti, questi filari sono già molto più orizzontali, e anche la lavorazione dei blocchi, delle bozze, è migliore qualitativamente. Allora, quarto ultimo tipo è quello che invece vede l'unico utilizzo del tufo, muratura a tufelli diffusissima nella parte del meridione rispetto a Roma, e vedete che l'apparecchiatura muraria è orizzontale, è molto ordinata, i filari, i blocchi sono lavorati diciamo finemente, e appunto danno questo paramento murario che è molto regolare. E questo tipo di muratura è molto diffuso nella città di Cori, è diffusissimo, a volte utilizzato per tutte le strutture, alcune volte va a compensare in parte le murature che abbiamo visto in precedenza. E poi le tipologie abitative. Allora, sono stati riconosciuti, grazie al fatto che presentano appunto queste particolari murature, le abitazioni chiamate palazzetti. Sono quelli che solitamente hanno un prospetto molto allungato, si trovano sulle piazze o sulle vie principali e hanno delle rifiniture, soprattutto per quanto riguarda le finestre. Ora, queste sono di restauro, però le finestre possono utilizzare finestre doppie, bifore. Molto spesso hanno delle logge, vedete qui sono dei buchi di palo, probabilmente servivano per sostenere un loggiato che si affacciava sulla finestra, e che quindi, come vedete dal tipo di edificio, dalla grandezza anche dell'edificio, probabilmente appartenevano a delle famiglie aristocratiche. A livello topografico sono messe, come vi dicevo, sulle piazze o comunque nelle zone principali. Qui ci troviamo nella zona di Cori Monte, siamo nell'area presso, nei pressi del Tempio d'Ercole e quindi anche della chiesa di San Pietro. Questo è un altro palazzo che si trova invece nella zona di Cori Valle, e palazzo tra l'altro che io trovo fantastico, perché ha preservato ancora qui le bifore sono originali, almeno ad occhio. Si trova su via delle Colonne, adiacente, veramente vicinissimo all'area del Tempio di Dioscuri e della chiesa di San Salvatore. Poi ci sono le case molto più modeste, quella di un ingresso, che presentano appunto un ingresso sul fronte stradale, potevano essere di due piani, un piano vedete anche molto stretto, un mezzanino, modeste perché? Perché non hanno ovviamente dei prospetti grandissimi, non hanno una cubatura maggiore e hanno delle rifiniture molto, molto semplici. Ora noi vediamo questa casa in particolare con le ristrutturazioni che saranno fatte poi in epoche, sempre in epoca medievale, ma con fasi successive. Poi le case con profferlo, sempre la stessa, perché questa è la ristrutturazione successiva. Cosa viene fatto? Viene rialzato il tetto della casa, il soffitto, il tetto, vedete che c'è un altro tipo di opera muraria che tra l'altro è leggibilissima, probabilmente la monofora che si trovava qui, che era l'impianto originario, viene invece trasformata in bifora, viene fatto questa particolare struttura che è il profferlo. Il profferlo è questa scala esterna che portava al piano superiore della casa e che nel sottoscala
aveva uno spazio che poteva essere adibito o alla lavorazione dei prodotti o alla commercializzazione dei prodotti stessi. Molte volte questi profferli, su questo lato, questa parte qui, vedete che ci sono dei conci che escono, venivano decorati con questi archetti che sono tipici dell'epoca medievale. In realtà, allora, questo non è l'archetto che sta lì, si trova in un'altra zona, però per farvi vedere come doveva essere composto, quindi era anche decorato. E questa è un'altra casa con profferlo, questa si trova a Via del Pozzo. Come vedete, probabilmente inizialmente la casa aveva questo ingresso direttamente che andava nella cantina, poi venne aggiunta la scala probabilmente per fare in modo di passare all'esterno della casa e di lasciare la zona della cantina adibita sempre per lavorazione dei prodotti o per il commercio oppure anche per la conservazione dei prodotti stessi. Poi c'erano le case a due ingressi che potevano essere immesse sullo stesso piano oppure una da un lato della strada e che andava a finire dall'altra parte della strada. Quindi c'erano due ingressi, uno sul lato e l'altro sull'altro lato, su un'altra piazza che sta dietro questa zona. Qui siamo sempre nella zona di Corimonte. E poi ci sono questi, i fondaco, che sono questi palazzi, tra l'altro molto alti, che hanno, che formano, crea uno spazio che è delimitato con questo arco a sesto acuto e che lasciano un po' come possiamo pensare al profferro, no? Questo spazio per la vendita di merci, per le botteghe, insomma degli spazi commerciali. Quello che vi dicevo all'inizio di Via del Porticato, cioè Via Lesit Portica, adesso dovrei ritrovare, probabilmente è lo stesso tipo di struttura, cioè è un fondaco che viene costruito precedentemente poi all'alloggio, comunque in modo distaccato rispetto al loggiato vero e proprio, e che ha sempre la stessa funzione, si riconosce per l'impiego dell'opera Tufelli e per questa struttura dell'arco a sesto acuto. Allora, io questa è la mia ultima slide, spero, questo è Vico della Limoncella, siamo sotto al pianifina, e spero di essere stata abbastanza chiara e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, periodo storico del quale ci occupiamo noi, io e il mio collega all'architetto Sellaroli, è quella la fase della cosiddetta contemporanea, quindi ci troviamo alla fine del 400, inizio del 500, fino ai giorni nostri. È una fase, diciamo, lasciamo un periodo abbastanza complesso che vi hanno già spiegato i miei colleghi Palleschi e Caratelli, e per capire questo nuovo periodo che avanza, il Rinascimento, per noi è stato necessario anche capire il contesto urbano, che cosa stava accadendo in questa città, una città che comunque già strutturata. A noi arriva, diciamo, al periodo fine 400, inizio 500, la città è già strutturata così, con due nuclei ben distinti, un nucleo a monte e un nucleo a valle, con evidenti le emergenze che vi hanno già appena descritto Eleonora e Giovanni. Noi abbiamo velocemente in una prima tavola di presentazione poi riassunto quelle che sono le emergenze architettoniche, le emergenze diciamo anche archeologiche, che appunto ci hanno permesso di capire questa città che probabilmente è una città a formazione spontanea, perché appunto come già stato enunciato sorge su quelli che erano su quello che era un impianto preesistente, probabilmente di epoca che appunto hanno già sapientemente descritto.
Quindi passiamo anche attraverso delle immagini iconografiche da una città turrita, una città molto dura, alla città, quella che è la visione della città ideale. Immaginiamo anche che gli architetti del Rinascimento si liberano di alcuni diciamo, stereotipi del molto, molto duri, no? E per dar libero sfogo alla propria diciamo alla propria formazione, c'è cioè un ritorno alla classicità. Come dicevo prima, Cori ci arriva, diciamo, Cori è una città fortemente condizionata dall'orografia, ci arriva a quello che ho detto prima, cioè ci arriva così con questi due nuclei ben distinti, un'orografia che praticamente fa sì che questa, diciamo, che questa città sia percorsa da praticamente da una struttura, da un sistema viario abbastanza diciamo definito e anche abbastanza lineare, ma che però è innervato da tutta una serie di collegamenti che appunto permettono il raggiungimento dei diversi livelli di quota. Sì, giustamente Paolo mi faceva notare che questa struttura così definita è già presente in queste due rappresentazioni, in questi due disegni del XVI e del XVIII secolo, dove sono evidenti appunto i due poli principali e sono... No, capita che l'emozione praticamente giochi un brutto scherzo. In effetti nella planimetria le abbiamo messe a confronto perché sono estremamente simili, questa l'abbiamo anche un po' strecciata praticamente, però è importante notare che nel XVI secolo praticamente ancora Cori non ha elementi edilizi fondamentali e centri ben definiti. Santa Maria è probabilmente la parte dell'Acropoli praticamente con l'altra chiesa e la sostruzione praticamente di Pozzo Dorico. Però se notate bene praticamente ancora la città ha una struttura estremamente, come dire, appunto spontanea, diceva Angela, cioè in qualche maniera fondata sulle direttrici fondamentali, ma è un'architettura minore, cioè non ci sono elementi preponderanti, questo perché è fondamentale per arrivare alle cose che diremo poi. Che dirà? Che diremo, uguale. E quindi anche attraverso lo stesso, attraverso queste immagini, capire come le città si evolvono. Una rivisitazione della maglia della maglia urbana, la individuazione del palazzo e praticamente la, come dire, la formazione di una nuova città, di un sistema viario che noi praticamente attraverso questa aerofotografia abbiamo ricostruito su con esattamente così. Quindi c'è un percorso principale che noi abbiamo individuato e chiamato come un percorso sacrale che dalla parte a valle, quindi da Porta Romana sale verso l'Acropoli, passando per la parte mediana che è l'area del foro romano, l'area di via delle colonne, per salire passando attraversando l'area del chiostro di Sant'Oliva e arrivare fino al tempio cosiddetto di Ercole. E praticamente è il tracciato cosiddetto tracciato principale, quello in rosso, mentre in colore viola nella parte bassa, nella parte a valle, è individuato il percorso di via Ninfina che da Porta Romana congiunge via Ninfina
attraversa il quartiere, quello che noi abbiamo diciamo, comunemente chiamato il quartiere di Via delle Colonne, quindi il tracciato viario che va, che è Via Laurienti, che va, se lo... no, Via Laurienti, nel, quindi la prima parte alta, che si ricongiunge appunto a Porta Ninfina, e il percorso più alto che da Porta Signina arriva, passando per Via Cavour e Via del Tempio d'Ercole, arriva all'area sacra del Tempio d'Ercole. Abbiamo anche messo in evidenza quella che è la le torri di fortificazione. Oltre a ovviamente a individuare quello che è il percorso urbano, il percorso viario, in giallo abbiamo messo in evidenza i luoghi di culto, quindi Santa Maria della Pietà, San Salvatore, Sant'Oliva, San Michele, la chiesa San Pietro, non me lo ricordavo, poi la chiesa di l'attuale San Pietro e Paolo e la chiesa del Santo Tommaso, con il rosso evidenziate le aree diciamo archeologiche, quindi l'area del Tempio dei Dioscuri e due ipotetiche aree, anche perché io non ho ancora strumenti per darne certezza. In più in verde le aree diciamo le aree pubbliche, quindi gli spazi, i luoghi urbani che in epoca diciamo fine Cinquecento assumono una notevole importanza per il assumono una notevole importanza in quanto fanno parte proprio di una di un discorso di chiamiamolo di ristrutturazione urbana. Aggiungo una cosa, cioè in realtà, e torno un attimo indietro, quello che in realtà volevamo mettere in evidenza è che sul percorso rosso, che sicuramente si individua un percorso antico, molto probabilmente diciamo quello sacrale, che tocca tutti gli elementi diciamo sacrali antichi, poi di fatto comunque nella, diciamo, in epoche successive si riusano, ma si usano e si evidentemente anche la società e il modo di approcciare alla città è diverso, si fanno percorsi differenti e trovano diciamo più importanza anche altri elementi. Sicuramente le due porte e le tre porte praticamente assumono un'importanza tale come vedremo successivamente. Allora, scusate, in questa tavola, in questa diciamo, ideogrammazione abbiamo individuato quelle che sono le emergenze architettoniche. Emergenze, allora, diciamo in rosso sono quelli che noi tipologicamente abbiamo definito i palazzi, in arancione sono i palazzi più di epoca cinquecentesca, comunque di epoca precedente a quelli che sono i palazzi campiti in rosso, rimangono ancora evidenti le aree verdi, che sono appunto i luoghi e gli spazi pubblici. E poi sono evidenti, abbiamo campito con un ritino più leggero alcuni edifici come l'ospedale, le case che probabilmente si affacciano su piazza Signina e alcuni edifici che hanno una consistenza, secondo noi, una consistenza minore rispetto a quelli che invece hanno una campitura più evidente. Abbiamo utilizzato per questa analisi, per questa ricerca, abbiamo utilizzato una planimetria dello studio
curato da Mario Pallottini, il territorio pontino, perché una planimetria, per quanto datata e per quanto incompleta, ci ha permesso comunque di individuare le consistenze edilizie, anche perché è una pianta che è diciamo è quotata, sezionata ai piani terra, e quindi ci ha permesso di capire più facilmente lo sviluppo della, diciamo, degli organismi architettonici. Abbiamo cominciato ovviamente con l'individuazione dell'entrata alla città, quindi le porte della città storica, Porta Romana, Porta Signina e Porta Ninfina, delle quali oggi ovviamente non abbiamo più nessuna consistenza effettiva, ma sono i tre poli fondamentali di accesso e di uscita alla città, e che praticamente abbiamo individuato su questi poli poi degli edifici particolari, a cominciare da Porta Romana, dove troviamo il Palazzo Landi Vittori e Palazzo Fasanella, che oggi noi per comodità chiamiamo Palazzo Mattei, ma comunque Palazzo Fasanella, che non riusciamo più a vedere nella sua consistenza originaria perché manca una parte che prospiceva su via Crocca. Del quale vediamo soltanto un lacerto edilizio che è la torre. Porta Signina, con questi edifici che hanno un fronte abbastanza compatto proprio a definire l'entrata della porta, e hanno anche questi una consistenza che secondo noi è comunque il risultato di un accorpamento, cosa che è un fenomeno che caratterizza tutta l'architettura del Medioevo, per poi arrivare a Porta Ninfina, al complesso delle Sipporte che aveva spiegato appena adesso Eleonora. Una immagine degli edifici, abbiamo scelto di dividere questa planimetria in una parte una parte bassa e poi successivamente la parte alta della città di Cori. Abbiamo pensato di mettere tutte insieme queste immagini per darvi la visione d'insieme delle consistenze architettoniche della città, di questa parte e della parte bassa. Quindi, come dicevo prima, iniziamo da Palazzo Landi Vittori, una famiglia benestante della città di Cori. È un palazzo la cui datazione si fa risalire al XVI secolo, ingloba una torre romana, e dallo studio planimetrico, ma anche guardando gli spazi interni del palazzo, anche questo è un palazzo che nasce dall'accorpamento della cellula unitaria, quindi dalla cellula sostanzialmente dalla cellula romana. Accanto nella parte di Porta Romana, Palazzo Fasanella, che costituisce una quinta molto, molto forte sul Piazza della Croce. Oggi sicuramente la sua importanza non è più visibile, perché come vedete c'è praticamente tutta una costruzione davanti, ma doveva essere un edificio molto importante, anche probabilmente anche di una famiglia, legato anche a una certa economia della famiglia,
perché della, diciamo, della ricognizione che noi abbiamo fatto anche di questi palazzi, sul fronte, su Piazza della Croce, in alto sono ancora presenti dei lacerti di affresco di pitture. Quindi immaginiamo che questa famiglia abbia utilizzato la decorazione o la decorazione su questa facciata, che diciamo non era una delle tecniche più usate, insomma, comunque nel 500-600 nella città di Cori, e quindi comunque è uno dei piccolissimi esempi. Sempre percorrendo via Crocca e salendo quindi verso Porta Ninfina troviamo Palazzo Riozzi, palazzo anche questo datato del 1600, Palazzo Cauci Molara, che si sviluppa in maniera, diciamo, parallelo alla strada, a differenza di Palazzo Riozzi, che ha una tipologia tipicamente della villa, diciamo, della villa romana, quindi una tipologia, una planimetria C. Dei palazzi su Piazza Romana, che hanno la loro importanza al di là del, diciamo, del costituire comunque anche questi la quinta di Piazza Romana, già Piazza Umberto I, ma è molto evidente la nascita, cioè la creazione di questi volumi che accorpano praticamente degli impianti medievali. Altro elemento diciamo urbanistico molto, molto forte è Piazza Romana, quindi il palazzo che prospice su Piazza Romana, un fronte anche questo molto compatto. Anche qui, leggendo praticamente la scansione planimetrica, c'è una fusione in un blocco unico, sicuramente con una trasformazione diciamo urbana della fine del 700-800. E salendo per via Pelasga incontriamo Palazzo Prosperi Buzzi, oggi la sede della biblioteca, un palazzo distrutto durante il secondo conflitto mondiale e quindi è stato ricostruito. Ne rileggiamo la corte fondamentalmente. Saliamo ancora per via Pelasga e troviamo degli esempi di palazzi, diciamo di un'edilizia anche qui abbastanza compatta, con delle particolarità che sono legate alle partizioni ma anche alle entrate, perché mentre si ha è evidente la fascia del piano terra, se tu fai vedere nel sotto, esatto, si passa e in questo fondaco c'è l'entrata al palazzo con un portale anche abbastanza importante, per poi praticamente svilupparsi sul retro. E quindi sì, stiamo girando sempre su via, questa è via Goldoni, praticamente dalla parte di Santa, diciamo da sì, dalla, sempre dalla parte di Piazza della Croce, si sale e questa è Piazza Mattei, oggi è Piazza Mattei, si sale per via Goldoni e troviamo questo palazzo imponentissimo sul quale abbiamo trovato un'iscrizione risalente al 1700-1706, quindi sicuramente un organismo edilizio creato in una probabilmente una politica di ristrutturazione urbana, perché analogamente
lui sta facendo vedere anche la parte, diciamo, del giardino e dell'orto che è antistante il palazzo, perché analogamente a questo palazzo, nel quale però non conosciamo il nome, salendo sempre su per via Goldoni, troviamo un altro palazzo, molto anche questo, che è questo qui, che è questo qui sulla destra, che ha una mole abbastanza imponente, appartenente alla famiglia Vollaro, oggi sicuramente ridistribuito internamente, che ha un fronte compatto su via Goldoni e salendo poi per un sottoportico l'entrata al palazzo su una piccola corte che è... diventa, come dire, un po' complicato dire che praticamente c'è una concentrazione di questi palazzi intorno a un fulcro centrale che è la chiesa di Santa Maria della Pietà. Sono famiglie facoltose e non a caso ipotizziamo che si accentrino lì proprio per un ruolo di, diciamo, di prestigio e politico e sociale. Parte mediana della città, cominciamo con praticamente abbiamo percorso via Velasca, stiamo arrivando all'area del quartiere di via delle Colonne. La prima facciata, il primo palazzo che incrociamo è il Palazzo Montagna del 1594, datazione certa perché riportato sul portale del palazzo. Prima palazzo, quello che noi oggi chiamiamo Palazzo Milita, che presenta questo tipo di facciata su via Pelasga, mentre in una diapositiva successiva sicuramente il fronte compatto che affaccia su Piazza Montagna. Su Piazza Montagna si affaccia anche Palazzo Zoi, che è un intervento fine 600-700, che fa parte quasi sicuramente, allora l'edificio sicuramente nasce dall'accorpamento di cellule di impianto medievale. La facciata e la consistenza attuale sicuramente fa parte anche questo di un rinnovamento urbano avvenuto nel fine 600, perché abbiamo ipotizzato che la parte, quindi la facciata principale di questo palazzo, sia una aggiunta al corpo principale del palazzo. E, tutta l'asse di via delle Colonne, quindi l'asse forense, arrivando alla chiesa di San Salvatore, pensavo che ci si vede prima, quindi comunque Palazzo Carpinetti, anche questo già palazzo che nel Carasso noi comunque troviamo come definito come palazzo Picchioni. Non sono evidenti, perché ovviamente distrutti, alcuni palazzi che insistono nell'area del antistante, praticamente le mura, le sostruzioni ciclopiche, ma anche lì dovevano insistere palazzi di famiglie, diciamo, importanti della società corese. Il tempio degli Oscoli, il tempio degli Oscoli, per poi praticamente continuare su via Laurienti, dove incontriamo questo palazzo cinquecentesco, comunque rivisto nella sua consistenza, che
è affiancato ad un reperto, diciamo, architettonico interessantissimo, perché c'è una bellissima mensola sicuramente rinascimentale, ma ormai è un distrutto, sempre su via Laurienti, Palazzo Celli, per poi arrivare alle Sipportica, non dimenticandoci anche della chiesa di San Salvatore e del complesso dell'ospedale. L'ospedale antico e l'ospedale contemporaneo. Rapida carrellata sempre nella parte mediana, complesso di Sant'Oliva, polo accentratore, come diceva prima giustamente Eleonora, si consolida il palazzo comunale. E anche qui ci sono degli esempi di palazzi abbastanza particolari, perché sono palazzi che presentano due fronti abbastanza diversi, ma importanti al tempo stesso. Il primo palazzo su via Dolminzoni ha questa facciata molto, diciamo, anche classicheggiante, che però nel suo retro, e quindi su una quota di livello più basso, presenta, diciamo, tutt'altri caratteri tipologici. Stessa cosa anche per i palazzi che si affacciano sulla piazza del comune, ai quali però si accede su quadri di livelli diversi. Guarda, su quello e quell'altro anche, e questo qua. Siamo arrivati a Corimonte, Corimonte anche qui stesso analogo discorso, l'individuazione delle chiese, quindi in questo caso l'area di sedime della chiesa di San Pietro, l'area della chiesa di San Tommaso, e anche qui la chiesa di San Pietro, di Santi Pietro e Paolo, anche qui una carrellata di tipologie di palazzo più esemplificativi, quindi il palazzo nella loro, diciamo, nella definizione più reale, quindi un corpo, un blocco unico con un accesso, diciamo, più o meno principale, e anche tipologie sempre con diciamo, che noi abbiamo evidenziato con un retino più leggero, palazzi che diciamo, hanno una loro importanza pur trovandosi su delle direttive, su degli assi viari diciamo più compromessi, più scabri, come per esempio via De Rossi, dove troviamo questo palazzo, esatto, questo qui, credo palazzo Stampiglia, se non erro. Mentre questo è il palazzo, tu se vuoi, no, perché se no, se glielo dimentico, dillo tu. Palazzo sempre con un'entrata su via De Rossi, ma che si affaccia sull'attuale area dove insistono le scuole medie, e che ha questa bellissima caratteristica di costruttiva, di poggiarsi direttamente su un'opera poligonale. L'accesso principale. Beh, l'ho detto, l'accesso principale su Piede Rossi. No. E poi, dopodiché, passiamo alla individuazione. Posso dire una cosa? Sì. Tanto lo sapete che sono, sì, brevissimo, appunto. Cioè, in realtà, che cosa abbiamo evidenziato in questa situazione? Cioè, che in realtà in questa fase praticamente si determinano ben in maniera ben definita alcuni elementi proprio urbani della città di Cori, del quale sicuramente quello più importante è dove insiste la collegiata, evidentemente che assume un'importanza fondamentale. L'avete visto, praticamente i palazzi più importanti che adesso ripasseremo in rassegna, praticamente perché dopo aver individuato tutti gli elementi architettonici più consistenti, in realtà cerchiamo anche di capirne la loro tipologia base. Fondamentalmente ne abbiamo trovate quattro,
e appunto nella parte bassa. Ecco, Angela, si è seccata la gola, vado io velocemente. Nella parte bassa, ovviamente, l'elemento tipologico più importante, anche perché prospice sulla porta, abbiamo detto quanto fosse importante, lo vediamo qua in una fotografia d'epoca in cui praticamente tutto il palazzo, com'è che si chiama? Fasanella, in realtà si vede in tutta la sua consistenza. Come potete notare, praticamente mancano circa 4 o 5 diciamo elementi architettonici che definivano a far diventare sostanzialmente Stretta la Strada, ma questo però ci dice anche una cosa, che muta via Crocca in questo momento, muta a diventare praticamente anche l'elemento rappresentativo. Prima facevamo riferimento a tutti quanti quelli che erano i concetti difficilissimi anche da dire in così poco tempo, praticamente del Rinascimento e immediatamente dopo si entra in città e ci sono palazzi rappresentativissimi. La cosa, diciamo, dove li collochiamo tipologicamente? Sono i palazzi che hanno una piccola corte in realtà all'interno e li chiamiamo ad L fondamentalmente, cioè in realtà danno la loro facciata apparentemente principale sull'esterno e sulla parte esterna praticamente della città, poi si entra invece all'interno, quasi a proteggere praticamente l'entrata, e quasi sempre c'è questo piccolo patio sostanzialmente, e lo vediamo qua di fatto. Questo è Palazzo Fasanella, che mi sfugge sempre, c'è il portale, ma in questo caso però i corpi di fabbrica sono due a definire praticamente l'entrata. Ce ne sono diversi, infatti anche il palazzo Prosperi Buzzi della biblioteca ha questa caratteristica, lo vedete qui praticamente, questa è la chiostrina, ha due ali praticamente che danno vita appunto alla chiostrina di entrata, e c'è il portale. Noi abbiamo individuato anche il palazzo Bollaro, che si trova qua sopra, e che in realtà mostra tutta la sua possenza praticamente sulla strada. Poi si arriva sulla parte praticamente più protetta e della piazza, come succede in Piazza Mattei, e in questa piazzetta estremamente piccola, e la caratteristica dell'entrata è la stessa: due corpi di fabbrica, l'entrata al palazzo. Abbiamo individuato, Palazzo Marchetti a Corimonte, lo abbiamo individuato nella stessa tipologia delle, ma sostanzialmente è molto differente, anche perché praticamente di fatto credo che abbia origini anche precedenti agli altri. Ha un portale sostanzialmente cinquecentesco, quindi evidentemente è un rimaneggiamento, ma comunque anche in questo caso individua questa caratteristica dell'elemento proprio di due corpi che praticamente quasi ad angolo retto danno vita all'accesso al palazzo. Si passa poi di fatto invece alla una tipologia, praticamente a quella che noi abbiamo chiamato Villa Romana, della quale più rappresentativa è Palazzo Riozzi in tutta la sua magnificenza. Anche qui c'è un elemento che non permette l'entrata, ma di fatto chiude le due ali laterali e la facciata principale. Ci sono alcuni elementi, questo è stato sicuramente ricostruito, l'abbiamo messo anche per far capire come poi di fatto si apparecchiava probabilmente a ricostituire anche i fregi e tutte le caratteristiche praticamente del partito architettonico. Succede questa cosa anche nel palazzo che prospice Via della Libertà, e che prima Angela faceva notare su Via Don Minzoni, praticamente si mostra alla stessa maniera, di dimensioni estremamente più piccole, ma in realtà vuole quasi dire questa cosa qui, cioè l'elemento tipologico AC, e cioè quindi con i due corpi praticamente laterali, è evidente in questa situazione. Noi l'abbiamo quasi riconosciuto anche in quello che era l'originario ospedale di Cori, che aveva questa foggia e che oggi, come vedremo più avanti, sicuramente ne assume un'altra. E andando avanti velocemente, poi di fatto
queste parti qua, in realtà invece sono proprio i palazzi sei settecenteschi praticamente, che invece trovano l'accesso nella facciata praticamente principale, quasi sempre in asse, ma non sempre praticamente con la facciata. È un partito architettonico, come vedete, estremamente curato e controllato in qualche maniera, con degli elementi, diciamo, di decoro molto importanti. Succede una cosa, abbiamo fatto notare anche questo, cioè che in questa fase praticamente le piazze, che erano decisamente al servizio anche di funzioni altre come quella culturale, che poteva probabilmente si ipotizza qui, in realtà si saturano, e quindi i prospetti e parti di questi palazzi praticamente saturano le piazze, a darne vita un'ulteriore praticamente consistenza anche diciamo proprio di immagine e spaziale. Salendo praticamente a Corimonte sono molto presenti praticamente questa tipologia di palazzi di questo genere qua, che prospiciano sulle strade. In questo caso vediamo come la parte praticamente della circonvallazione ha quasi orbato praticamente questo edificio qui, perché di fatto lo ha stretto nella sostruzione per far passare la strada carrabile. Probabilmente si passava in questo punto, si sale praticamente dal comune, e questi sono gli elementi architettonici ben scanditi in facciata, e addirittura questo praticamente come dire, con degli elementi architettonici anche importanti come sono i portali, a raccontare evidentemente diciamo la consistenza architettonica di questi elementi. Chiaramente l'elemento distributivo in questo caso trova in uno spazio autonomo all'interno della, diciamo, del palazzo. Noi non abbiamo rappresentato le piante, era difficoltosissimo e in qualche maniera, nel senso, era quasi impossibile, bisognerebbe fare un rilievo e il tempo non c'era per fare tutto questo. Quello che praticamente poi nelle parti basse del paese si nota è che ci sono elementi tipologicamente simili, ma che, come per esempio le sipportica, poi saltano sulla strada, e questo capita praticamente sempre quando il palazzo diventa più importante, l'abbiamo visto nel palazzo Vollar, eccetera. Poi c'è una quarta tipologia praticamente, che noi abbiamo chiamato il palazzetto borghese. Sono le parti praticamente quelle un pochino più, come si dice, più rarefatte, insomma, più tenue, e quasi tutti questi elementi si attestano nella parte alta del paese. Evidentemente la centralità della chiesa di Santa Maria e tutto l'elemento praticamente del foro, dell'ex foro, e quindi dell'importanza anche originaria di San Salvatore, e soprattutto nell'attraversamento basso praticamente della città per arrivare in alto, in realtà ci sono tutte queste tipologie praticamente estremamente più minute, ma che tutte quante in qualche misura assumono il connotato di piccolo palazzetto, hanno elementi, diciamo, di decoro, e tutti i portali sono estremamente curati in questo caso. Quello che succede fondamentalmente è che noi in sintesi abbiamo ripercorso in questa situazione qui tutti gli elementi focali e tutti gli elementi spaziali della città, danno vita ad un addensarsi degli elementi preponderanti a livello architettonico. C'è piazza praticamente Mattei con prospiciente diciamo di fronte la collegiata, che è l'elemento ovviamente rappresentato in maniera più grande. C'è piazza Romana, in cui abbiamo visto praticamente si fronteggiano questo peraltro si addentra su via Ninfina. C'è la Quinta proprio di fronte all'arrivo praticamente da via Crocca, e forse questo è un elemento ricostruito anche in questo punto, probabilmente c'era un palazzo che aveva le stesse caratteristiche di Palazzo Riozzi. Insomma, la piazza è l'elemento fondamentale, e certo qualche elemento poi si distribuiscono praticamente su le strade secondarie, elementi, diciamo, minori per alcuni aspetti. Salvo il fatto che però tutte le strade
che arrivano praticamente, diciamo, soprattutto le più importanti, quelle che abbiamo all'inizio individuato come originate dai percorsi antichi, in realtà, come dire, io utilizzo questo termine, mi viene proprio più semplice, si acconciano praticamente a ristrutturare la città al seguito praticamente degli elementi importantissimi che abbiamo visto un attimo fa, e di conseguenza praticamente tutte le strade, abbiamo fatto due esempi su Via Crocca a destra e a sinistra, praticamente hanno partiti architettonici ben definiti, anche se tipologicamente ben diversi. Finiamo perché in una città così strutturata praticamente come questa non si può non tenere conto praticamente anche della quotidianità, nel senso che ci arriva anche dal secolo scorso. Ci sono tre elementi fondamentali come le scuole elementari, praticamente l'ospedale e la scuola media. Si sono praticamente all'interno del paese, urbanisticamente, questo poi l'architetto Cefalì ce lo spiegherà successivamente, in realtà sono elementi però molto che peraltro in questo caso appunto rileggono elementi precedenti. E chiudiamo fondamentalmente con due viste contemporanee fatte praticamente ieri rispetto a quello che di fatto era l'impianto all'inizio del Novecento, per metterli un po' diciamo a confronto di quanto poi sostanzialmente la città è cambiata, ma è anche aumentata e di fatto poi ha mutato i suoi connotati.